Allora iniziamo questo ciclo di presentazioni serali dedicata ad argomenti di ricerca scientifica presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo, Istituto Nazionale di Astrofisica. Io sono Fabrizio Bocchino, sono il direttore dell'osservatorio, farò da moderatore per questa sessione. Prima di dare la parola ai miei colleghi che illustreranno alcuni degli argomenti di ricerca scientifica di punta in campo astrofisico che si portano avanti all'osservatorio, vorrei fare una piccola introduzione, diciamo, relativa all'istituto. Fabrizio, si è tolto l'audio. Ok, così? Ok, Va bene. Sì. grazie. Riprendo la presentazione. Quindi l'Istituto Nazionale di Astrofisica è un ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in cui lavorano più di 1.400 persone, tra ricercatori, borsisti, assegnisti tecnici e personale amministrativo. Ci sono 19 strutture di ricerca distribuite sull'intero territorio nazionale, alcuni di questi sono gli ex osservatori astronomici. E inoltre possiede anche delle grandi infrastrutture osservative, come per esempio il Telescopio Nazionale Galileo alle Isole Canarie, che viene correntemente utilizzato per osservazioni di ricerca professionale, o il Sardinia Radio Telescope, un radiotelescopio localizzato in Sardegna, e più partecipazioni ad altri grandi osservatori internazionali, come il Large Binocular Telescope in Arizona, oppure alcuni strumenti nel telescopio all'Osservatorio Europeo del Sud in Cile. A Palermo ci sono ben due strutture dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, c'è cioè l'Osservatorio Astronomico di Palermo e l'Istituto di Astrofisica Spaziale, quindi diciamo così che insieme all'Università di Palermo portano avanti la ricerca nel campo astrofisico nella nostra città, classificandola a tutti gli effetti come una vera e propria città delle stelle, come già abbiamo avuto modo di dire. L'Osservatorio di Palermo ha una lunga tradizione, è stato fondato nel 1790 da Giuseppe Piazzi per volontà di Ferdinando I di Borbone e da allora si è fatta la storia dell'astronomia. È stato scoperto proprio all'Osservatorio di Palermo il primo asteroide Cerere, la notte del 1° gennaio 1801. E in più, anche alla fine del XIX secolo, l'osservatorio ha visto, diciamo così, ha contribuito in maniera determinante alla nascita dell'astrofisica moderna, attraverso alcune figure di spicco, come Secchi e Tacchini, che per la prima volta applicarono le tecniche di spettroscopia alle osservazioni astronomiche, facendo così nascere l'astrofisica moderna. Oggi, grazie anche al professor Vaiana, che è stato l'artefice di una rinascita scientifica dell'osservatorio, è una moderna struttura all'avanguardia della ricerca astrofisica, con 38 persone a tempo indeterminato che vi lavorano, compresi tecnici, amministrativi, astronomi, e circa 30 ricercatori a tempo determinato, tra assegnisti, borsisti, dottorandi, più alcuni laureandi e tirocinanti. C'è uno stretto rapporto con l'Università di Palermo, in quanto all'osservatorio lavorano dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori dell'università, e ci sono diversi studenti, sia di dottorato che di laurea. Quindi se volete fare l'astrofisico, sicuramente l'Università di Palermo e l'Osservatorio Astronomico sono dei punti di riferimento di eccellenza nella nostra città. Le linee di ricerca che attualmente si fanno in osservatorio spaziano dalla fisica solare, dall'evoluzione stellare, dagli esopianeti alle supernove. In particolare questi tre argomenti sono quelli che adesso, diciamo, dando la parola ai miei colleghi, vedrete più in dettaglio. Alcune linee di storia dell'astronomia e l'attività di laboratorio sono state già illustrate nel corso della giornata odierna negli eventi che abbiamo fatto questo pomeriggio. Per cui, sostanzialmente, io ora darei immediatamente la parola ai miei colleghi Ettore Flaccomi e Sara Bonito, che ci illustreranno delle tematiche di formazione stellare che si portano avanti in osservatorio. Prego. Devi attivare il microfono, Ettore. Lo schermo l'hai abbandonato, va bene. Allora, buonasera, io sono Ettore Flaccomio, ricercatore all'Osservatorio Astronomico di Palermo e insieme al mio collega Sara Bonito vi parlerò di formazione stellare.
che è una delle linee di ricerca storicamente più attive dell'osservatorio. Qui vedete una lista delle persone che attualmente sono coinvolte in questo studio. Come saprete quasi tutti, le stelle non sono immutabili, hanno un ciclo di vita, nascono, si evolvono e muoiono. E nonostante il tempo in cui la formazione stellare avviene sia breve rispetto ai tempi tipici dell'astronomia, è chiaramente sono tempi molto più lunghi rispetto alla vita di una persona o di una società, e quindi il cielo ci appare immutabile. Tuttavia, se andiamo a guardare il cielo notturno, possiamo vedere anche con dei piccoli telescopi molte regioni in cui le stelle si stanno formando attualmente. Un buon esempio è la nebulosa di Orione, ed è questa è la costellazione di Orione che stasera si dovrebbe vedere bene se non è nuvoloso. E nella spada di Orione c'è una delle regioni di formazione stellare più note, più studiate, la nebulosa di Orione. Quello che vedete è una nube di gas e polvere da cui si stanno ancora formando migliaia e migliaia di stelle. Questa nube viene illuminata da queste stelle giovani, si assume questi aspetti fantastici, e viene anche modellata. Per esempio, vedete al centro dello schermo, adesso vedete delle stelle molto brillanti, che con la loro forte radiazione e forti venti hanno scavato una sorta di caverna all'interno di questa nube molecolare. E si vedono anche, se uno guarda bene, si vedono anche alcune stelle giovani, per esempio questa che sta venendo al centro dello schermo, che è circondata da un disco circumstellare. Vedremo di che si tratta. Questa lineetta nera è un disco circumstellare visto di taglio. Ce ne sono tante, come ho detto, regioni. Adesso ne vediamo un'altra, sempre molto vicina a questa nebulosa di Orione. Questa è un'altra famosa, la famosa nebulosa a testa di cavallo, che si trova sempre nella costellazione di Orione. E queste sono immagini prese da telescopi ottici. È interessante vedere come cosa succede a queste immagini se guardiamo questa zona del cielo nell'infrarosso, per esempio. Questo ci dà l'opportunità di far vedere come diverse bande dello spettro elettromagnetico si possono vedere e mettere in luce fenomeni diversi. Per esempio, nell'infrarosso si vede molto bene la polvere della nube. Regioni ce ne sono tante, questa è la nebulosa dell'Aquila, NGC 3703, sono dei esempi di migliaia di regioni di formazione stellare nella nostra galassia. Ce ne sono di piccole che formano qualche stella, qualche decina di stelle, e di grandi che ci formano anche migliaia o centinaia di migliaia di stelle. Come avviene questo processo di formazione stellare? Dunque, si parte da una nube molecolare, una nube di gas, principalmente si tratta di idrogeno ed elio, gas e polvere. Sono nubi molto fredde e molto più dense rispetto alle regioni circostanti. Questo è un esempio, si chiama Barnard 68, è una piccola nube da cui probabilmente si formerà qualche stella nel futuro. Quello che vediamo sembra essere un buco nel cielo. In effetti è una nube molto densa che non permette di vedere le stelle che le stanno dietro, quindi sembra un buco nel cielo. E che succede a questi nubi? Per motivi non del tutto chiari, ancora da investigare in parte, iniziano a contrarsi gravitazionalmente, cioè si cadono su loro stesse. In questo processo si frammentano, ciascun frammento continua a collassare, finché a un certo punto all'interno di questi frammenti si forma un nucleo denso che viene detto protostella. Questa protostella continua a crescere materiale dal suo guscio, finché questo guscio viene disperso e la stella si ritrova sola con un suo disco circumstellare, cioè un disco sottile di materiale che ruota attorno alla stella. La presenza del disco è dovuta fondamentalmente al fatto che queste nubi hanno sempre una piccola rotazione e sono una conseguenza inevitabile della conservazione del momento angolare. Sono molto importanti perché da questi dischi, peraltro, si formano i pianeti. Infatti, dopo qualche milione di anni il disco si dissipa e resta la stella col suo sistema planetario. E come sappiamo oggi, una gran parte delle stelle, se non tutte, hanno dei sistemi planetari.
Bene, questo è un altro schema praticamente molto simile a quello precedente. Lo faccio vedere solo perché ha dei dettagli, più dettagli di quello che vi ho descritto prima, e verrà usato da Sara per discutere alcune proprietà delle stelle nelle prime fasi della loro evoluzione. Bene, ma che succede alla nube una volta che le stelle si sono formate? Beh, la nube si dissipa e quello che resta è un ammasso, un gruppo di stelle. Questo per esempio è l'ammasso aperto delle Pleiadi, che ha circa 100 milioni di anni. La nube si è dispersa, le stelle sono ancora insieme, ma in questo caso, come in molti altri casi, queste stelle si andranno a disperdere nell'ambiente. E quindi da qualche centinaio di milioni di anni le Pleiadi, che anche esse sono ben visibili per adesso nel cielo, questo ammasso non ci sarà più. Se fossimo partiti da una nube molecolare molto più grande, in cui si fossero formate molte più stelle, allora a volte gli ammassi rimangono uniti a causa della forza di gravità e si formano appunto degli ammassi permanenti, per esempio dei massi globulari. Allora, noi questo è il quadro generale, che diciamo è il quadro generale ben capito, ma ci sono molti aspetti che sono che non sono ancora chiari. Come fanno gli astronomi ad affrontare questo problema? Beh, come in tutta la scienza, usiamo le armi della teoria e delle osservazioni e il confronto tra le due. Questo è per esempio, è un modello teorico, un modello a calcolatore di una nube molecolare che si contrae e che forma delle stelle e un ammasso di stelle. Naturalmente questo come altre simulazioni non sono la realtà, sono anzi lontane dall'essere la realtà non riproducono molti aspetti che noi riusciamo ad osservare negli oggetti celesti reali. Quindi le osservazioni sono fondamentali per capire quali aspetti mancano in queste simulazioni. Insomma, il feedback tra osservazioni e teoria è quello che la cosa che ci fa andare avanti, ci fa capire i processi in gioco. Ecco qua, vedete le stelline che si stanno formando e che vengono anche alcune vengono espulse dalla. Bene, noi a Palermo ci occupiamo principalmente di osservazioni, poi appunto il confronto delle osservazioni con le teorie, e vi faccio vedere solo un solo esempio di un'osservazione particolarmente interessante. Questa è un'osservazione della nebulosa di Orione, quella che abbiamo visto all'inizio, nei raggi X, osservata per un tempo di circa 10 giorni, e si vede come queste stelle sono innanzitutto molto brillanti nei raggi X, e sono anche molto variabili nel tempo scala di 10 giorni. E questo è importante per due motivi. Da un lato, le osservazioni in raggi X ci permettono di selezionare facilmente le stelle giovani quando si guarda nella direzione di una regione di formazione stellare. Infatti ci saranno anche altre stelle che stanno davanti o dietro. Siccome le stelle giovani sono particolarmente brillanti in raggi X, osservando con osservazioni di raggi X possiamo facilmente selezionare le stelle giovani e quindi studiare le proprietà della regione di formazione. L'altro aspetto importante è che la forte emissione X, cioè d'alta energia, di queste stelle ha un'influenza sull'evoluzione, nella prima fase dell'evoluzione di queste stelle, in particolare del disco e quindi anche della formazione dei pianeti. E con questo io ho terminato e passo la parola a Sara, che ci racconterà alcuni effetti della prima fase dell'evoluzione di queste stelle. Sì, grazie Ettore. Allora, io ora condivido il mio schermo. Ecco qua. Okay. Voi vedete la presentazione in formato... Sì. Ok, grazie. Quindi allora posso partire, riprendo proprio da una delle diapositive che aveva mostrato il mio collega Ettore, sulle
sulla formazione, sugli stadi evolutivi che portano alla formazione di una stella. E, io mi occuperò più in dettaglio di descrivervi i processi che portano alla formazione di una stella, che si chiama processo di accrescimento di massa, e il processo opposto, espulsione di massa sotto forma di getti. Nelle prime fasi evolutive di un oggetto stellare giovane, cioè l'oggetto centrale che poi diventerà una stella vera e propria, abbiamo all'inizio, se vedete qui nel pannello B, in questa figura, una nube che oscura l'oggetto centrale, ma dalla quale, vedete queste frecce, c'è del materiale che, scusate, c'è del materiale che accresce la stella, quindi del materiale dalla parte esterna dell'inviluppo della stella aumenta la massa della stella centrale. E questo in fasi evolutive più successive, tipo la fase del pannello C e la fase del pannello D, il materiale, come diceva già prima Ettore, si organizza in forma di disco circumstellare, dal quale continua a formarsi il processo di accrescimento di massa sulla stella. E poi si avrà contemporaneamente a questo processo l'espulsione di massa in forma di getti stellari bipolari, cioè da due poli della stella, perpendicolarmente al disco accrescimento. Questi non sono soltanto degli schemi, noi li osserviamo veramente con i telescopi dallo spazio o da terra, e poi faccio vedere degli esempi proprio di questi oggetti. Il primo che vedete qui a sinistra è un disco di accrescimento visto di taglio, oscurato in figura, di cui qui vediamo la luce riflessa, e il getto stellare bipolare, quindi dai due poli della stella, vedete il primo lobo che sto indicando qui col puntatore, è quello in basso, e che si stanno muovendo, formano infatti dei fronti d'urto, perché questi getti si propagano supersonicamente nel mezzo ambiente. Questa è un'immagine col telescopio spaziale Hubble, in ottica, con luce visibile, di un oggetto nella regione di formazione stellare del Toro, che è molto vicina a noi. Qui al centro vi faccio vedere come è possibile vedere le strutture, i dettagli dei dischi circumstellari con osservazioni per esempio in banda radio con le antenne radio ALMA. È importante studiare questi oggetti e le regioni di formazione stellare in tante bande. Per esempio la regione di formazione stellare di Orione, che già abbiamo visto prima, in luce visibile appare così, ma se consideriamo energie più basse, quindi raggi infrarosso, energie più alte, raggi X, otteniamo informazioni diverse, complementari, che sono importanti per descrivere queste regioni e gli oggetti, che sono molto complessi. Andando più nel dettaglio, noi abbiamo sviluppato anche dei modelli numerici che spiegano le osservazioni, perché un modo per affrontare una descrizione di un sistema complesso è utilizzare metodi multidisciplinari, quindi da una parte le osservazioni multibanda del processo, di cui qui vediamo uno zoom, quindi questo attorno più rosso indica il disco, al centro in arancione vedete l'oggetto stellare giovane che si sta formando, e c'è del materiale che dal disco, guidato dal campo magnetico, finisce sulla stella, accrescendone appunto la massa. Noi abbiamo simulato questo flusso di accrescimento, qua a destra vedete un breve filmato di un accrescimento che dall'alto finisce sulla superficie della stella, e abbiamo anche intrapreso degli studi di laboratorio per poter completare questi studi multidisciplinari di osservazioni multibanda, studi teorici con modelli numerici e esperimenti di laboratorio con laser e campi magnetici intensi, con collaborazioni internazionali dove, oltre noi dell'Italia, e qua ho sottolineato alcuni di noi dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, che abbiamo collaborato a questo lavoro in collaborazione con Francia, Russia, Stati Uniti e così via. E dall'altra parte vi dicevo che il processo opposto di espulsione di massa in forma di getti stellari
è comunque intimamente collegato al processo di accrescimento di massa sulla stella in formazione, perché viene osservato soltanto quando anche il processo di accrescimento è in atto. E ancora una volta, anche i getti stellari, l'espulsione di massa, la studiamo attraverso osservazioni in diverse bande. Qua vi faccio vedere, per esempio, in alto a sinistra vedete un getto bipolare, la stella centrale non si vede, è molto oscurata, e si vedono invece questi nodi che rappresentano dei fronti d'urto che si formano dove il getto altamente supersonico si propaga nel mezzo ambiente. Questa è un'immagine infrarossa, in basso vedete un'immagine ottica osservata col telescopio Hubble, che abbiamo osservato anche in X utilizzando il telescopio Chandra, ma questa è un'immagine ottica. E a destra vedete un altro oggetto che non appare bipolare, sembra che sia osservato un solo lobo del getto, quello che si propaga al di fuori dalla nube scura, che prima aveva fatto vedere un esempio anche Ettore, una nube scura che non ci permette di osservare ciò che c'è dietro, ma se guardate più in dettaglio, alla fine di questa nube, dall'altra parte, sta spuntando anche il fronte d'urto dell'altra parte del getto che noi non riusciamo ad osservare perché è oscurato da questa nube. E anche nel caso di getti stellari abbiamo utilizzato un approccio multidisciplinare combinando osservazioni multibanda a modelli numerici. Questo, per esempio, questo filmato è proprio un modello numerico di un getto stellare espulso a tempi diversi e che supersonicamente dall'impatto con il mezzo ambiente crea questi nodi, cioè dei fronti d'urto. Abbiamo indagato anche le instabilità che si possono formare nei modelli e abbiamo riprodotto tramite esperimenti di laboratorio con laser e forti campi magnetici una versione in scala dei getti stellari in laboratorio, ancora una volta con una collaborazione internazionale. E brevemente, prima di concludere, volevo dirvi che nel futuro ci saranno delle missioni che continueranno a permetterci di studiare la regione di formazione stellare. Qua vedete un elenco di alcune persone che dall'Osservatorio Astronomico Palermo si occupano di questo. Nel futuro ci sarà, nelle alte energie dallo spazio, l'Osservatorio X Atena, e da Terra, che sarà già operativo nel prossimo poco più di un anno, con il Vera Rubin Observatory, in cui lavoriamo soprattutto per lo studio delle stelle variabili. E giusto per concludere, questo tipo di lavoro, l'essere astrofisico, per adesso è giusto durante la pandemia restare a casa, ma quando potevamo e quando potremo di nuovo, è un lavoro che ci fa collaborare con persone da tutte le parti del mondo, ci fa viaggiare in tutte le parti del mondo, come per esempio in Europa, ovunque, negli Stati Uniti, Giappone, in Brasile, in Africa, e ci fa appunto collaborare con tante persone e ci fa incontrare persone importanti come premi Nobel, come la scopritrice delle pulsar, come la prima comandante donna di una missione shuttle proprio con Chandra. Con questo concludo. Bene, bene, grazie Sara, sì. Grazie a Ettore anche per essere rimasti nei tempi. Io volevo anche annunciare che se qualcuno ha delle domande da rivolgere ai nostri colleghi man mano che noi andiamo avanti nell'esposizione, può farlo tranquillamente alzando la mano, c'è un pulsante visibile in alto nella finestra di questa videoconferenza, che cliccandolo diciamo corrisponde ad un'alzata di mano, diciamo che non vi vediamo con la webcam, e siamo assolutamente a disposizione per rispondere ad eventuali domande e quesiti che vi possono sorgere durante la visione di questi seminari sulle nostre attività di ricerca. Bene, allora, quindi se volete potete intervenire insomma in qualsiasi momento. Bene, allora ringrazio Sara ed Ettore per questo loro excursus sulla nascita delle stelle, questa osservazione, questi modelli che loro ci hanno esposto sostanzialmente sono per noi come una sorta di macchina del tempo in quanto riusciamo a capire come è nato il nostro Sole, come è nato il nostro sistema planetario, osservando altri sistemi planetari in formazione. Ma
Ahimè, ora c'è una brutta notizia perché le stelle nascono, vivono, bruciando il combustibile e l'idrogeno con i processi di fusione nucleare, ma ahimè, arrivati a un certo momento muoiono. E difatti di questo adesso ci parleranno i due colleghi Salvatore Orlando e Sabina Ustamugic, ma questo processo, per quanto può sembrare tragico, in realtà è alla base della nostra stessa esistenza, come adesso ci spiegheranno i nostri colleghi. Prima di dare la parola a Totò, volevo dire anche, mi ero dimenticato di dire, che alla fine dei seminari di ricerca, quindi alla fine del prossimo seminario e di quello successivo sugli esopianeti, ci sarà anche un interessante seminario su tematiche di inclusione nella scienza. Quindi vi consiglio di stare con noi fino all'ultimo, perché c'è questo argomento molto particolare che ci illustreranno i nostri colleghi. Ma ora la parola a Salvatore Orlando e Sabina Ustamugic. Prego. Sì, ecco, io sono Totò. E io sono Sabina Ustamugic. Allora, sì, infatti adesso a noi adesso tocca il compito, l'ingrato compito di parlarvi della morte delle stelle. Anche questo di qua è un argomento che viene affrontato presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. In particolare adesso condivido lo schermo, vi faccio vedere chi sono le persone che sono direttamente coinvolte in questo tipo di attività. Ecco qua. Allora, a parte me e Sabina, ovviamente sono coinvolti anche il direttore dell'osservatorio, che è Fabrizio Bocchino, personale anche dell'università, come Marco Miceli, Emanuele Greco, che è uno studente di dottorato, e Vincenzo Sapienza, anche lui uno studente di dottorato, e Roberta Giuffrida, che credo sia pure lei intraprendendo gli studi per il dottorato di ricerca. Quindi siamo un gruppo tutto sommato che non ha un grande numero di persone, però vi assicuro che siamo un gruppo molto agguerrito e che insomma si sta facendo valere anche a livello internazionale. E adesso io quello che farò sarà di presentarvi un video. Aspettate un attimo che adesso io lo vado a prendere, che vi illustrerà, eccolo qui. Mettiamo full screen, lo vedete? Sì. Sì. Sì, sì. Ok. Come ha detto Fabrizio, essenzialmente le stelle come nascono ovviamente muoiono e la loro morte in realtà porta a degli eventi spettacolari e il modo in cui loro terminano la loro esistenza in realtà dipende da diversi parametri. Un parametro fondamentale è la massa della stella, cioè in funzione di qual è la massa iniziale della stella il termine della sua vita sarà più o meno spettacolare. Per cui noi per prima cosa andremo a vedere come muoiono stelle di piccola massa. Cosa significa stelle di piccola massa? Allora, stelle di piccola massa sono quelle sotto le 8 masse solari, per esempio il nostro Sole, ma per fortuna per il momento possiamo stare tranquilli perché il nostro Sole è una stella di mediana età che è ancora lontano dalla sua morte. Sì, infatti il Sole ha circa 5 miliardi di anni, più o meno abbiamo ancora altri 5 miliardi, quindi possiamo stare tranquilli noi, i nostri figli e i nostri nipoti, ma cosa avverrà appena il Sole, cosa succederà fra 5 miliardi di anni? E dopo aver bruciato tutto l'elio e tutto l'idrogeno, il Sole comincerà a bruciare l'elio e aumenterà di volume. Aumenterà di volume e comincerà a diventare una gigante rossa, cominciando ad inghiottire inizialmente i pianeti che si trovano nelle immediate vicinanze. La vita sulla Terra diventerà difficile. Sì, a questo punto la vita sulla Terra diventerà impossibile dovuto alle condizioni estreme. Esatto, però è anche vero che per esempio come una delle lune di Saturno, Titano, le condizioni potrebbero favorire lo sviluppo della vita. La gigante rossa continuerà ad espandersi, come diceva Sabina, la vita sul nostro pianeta cesserà praticamente di esistere a causa delle condizioni estreme,
ma ad un certo punto la gigante rossa, aumentando di volume, inghiottirà la Terra stessa. Quindi il nostro pianeta è purtroppo destinato a svanire ad un certo punto. Cosa succede? Quello che resterà nella parte centrale è il nucleo del nostro Sole sotto forma di nana bianca. Esatto. Ora, per farvi vedere cosa potrebbe capitare, questo di qua è un oggetto che è stato osservato con Hubble, B838 Monocerontis, che si trova nella costellazione dell'Unicorno, è una stella che sta perdendo massa. E questa immagine in realtà questo video è una ricostruzione ottenuta con immagini raccolte dal telescopio spaziale Hubble e fa vedere in che modo la stella centrale si sta liberando gradualmente di massa. Un altro esempio molto suggestivo è la nebulosa Elica. È una stella che si è liberata dagli strati esterni e è il residuo rimasto che vedete nel centro della nana bianca. La interazione del materiale espulso con il mezzo interstellare gli ha conferito questa forma affascinante che vedete, perché viene pure chiamata l'occhio di Dio. E infatti vediamo come ha una morfologia molto peculiare, i colori molto brillanti sono dovuti ai diversi gas che vengono eccitati dalla radiazione ultravioletta che proviene dalla nana bianca e che dà luogo a questi colori così brillanti. Ma vediamo invece cosa succede a stelle di massa più grande. Stelle di massa più grande significa che hanno una massa superiore alle 8 masse solari. Queste sono super giganti. Prego Sabina. Ma che possono anche arrivare ai 100 masse solari, anche le masse molto estreme. Esatto. Sono super giganti blu, super giganti rosse, e hanno una vita tutto sommato breve e al termine, la loro fine, viene decretata da una esplosione immane, che è un'esplosione di supernova come quella che viene mostrata qui. La quantità di energia liberata è enorme, come vedete, dell'ordine 10 alla 53 Hz, che è un 1 con 53 zeri, che è equivalente alla quantità di energia rilasciata dalle stelle di tutta la galassia in un istante di tempo. Le supernove sono molto importanti perché esse arricchiscono di massa ed energia la nostra galassia e ne determinano di fatto la struttura, ridistribuendo la massa nella nostra galassia. Quindi le supernove sono fondamentali per l'ecosistema galattico. Ma non solo lo arricchiscono di massa e energia, anche di metalli pesanti, come vedete qua, come il ferro, che si trovano nel nucleo stellare, che poi vengono miscelati con il mezzo interstellare, rendendoli disponibili per la formazione di nuove stelle ed eventualmente nuovi sistemi planetari. E infatti questo di qua è un punto molto importante, perché il carbonio, l'ossigeno, il ferro, gli elementi che costituiscono il nostro corpo e tutto ciò che ci circonda, le piante, i fiori, la vita stessa, può avere origine grazie ai materiali sintetizzati nelle stelle massicce e poi durante l'esplosione di supernova e poi rilasciati nel mezzo interstellare. Anche i raggi cosmici... Anche in questo caso per esempio le stelle sono importanti perché le supernove, l'onda d'urto della supernova può innescare la stessa formazione di stelle, investendo nubi del mezzo interstellare. In questo modo può innescare la formazione di nuove stelle come quelle che sono state mostrate dai miei colleghi. Questa, per esempio, è una rappresentazione di una stella T Tauri classica che si trova al centro e circondata da un disco di accrescimento. Quindi, se vogliamo fare un paragone, le stelle sono un poco come le fenici che rinascono dalle loro ceneri. E l'universo si rinnova in un continuo ciclo di nascita e fine, esattamente come viene rappresentato in questo film di Harry Potter per la fenice Fanny. Adesso sì, vediamo i raggi cosmici, che sono particelle che viaggiano a grande velocità e che si pensa pure che abbiano origine nelle onde di urto che si sviluppano dall'esplosione di una supernova. E queste particelle vengono accelerate durante attraversamenti multipli dell'onda di urto e guadagnano energia durante il processo.
Ok, ma il problema è come facciamo a studiare le supernove che sono così importanti per la nostra galassia e per la vita stessa? Perché questi eventi in realtà sono molto rari. Pensate che si stima che ne possa avvenire una ogni circa 50 anni nella nostra galassia. A parte che sono fenomeni rari, quindi noi li osserviamo anche in altre galassie, ma comunque... E di guardarlo in altre galassie, siccome sono fenomeni molto rari, noi lo guardiamo in altre galassie, però il problema è che facendo in questo modo comunque restano degli oggetti puntiformi. E quindi non possiamo, diciamo, risolverli né studiarli, neanche studiarli in dettaglio. Inoltre un altro problema è che questi fenomeni non sono prevedibili. Per esempio noi sappiamo che la supergigante rossa Betelgeuse è una stella prossima a diventare una supernova, però questo potrebbe avvenire un giorno qualsiasi tra oggi e 100.000 anni, cioè che è niente dal punto di vista astronomico, ma un'eternità per noi su scala umana. Ma anche se noi fossimo vicini, non possiamo studiare nel dettaglio i processi legati all'esplosione, fondamentalmente perché questi succedono vicino al nucleo, come vedete qua in questa simulazione, sono completamente coperti alle osservazioni dagli strati esterni della stella. Ok, ma a questo punto come fare per studiarle? Sono importanti, è difficile farlo, questo lo possiamo fare studiando il risultato di un'esplosione di supernova, quelli che sono noti come resti di supernova. Sono delle nebulose composte di materiale stellare mescolato a mezzo interstellare che è stato investito dall'onda d'urto e che va a formare questi oggetti così complessi con una morfologia molto complicata. Questa di qua di fatto è la scena del crimine per la morte di una stella massiccia. L'effetto del mezzo interstellare, che è fortemente disomogeneo, ha un ruolo fondamentale in determinare la morfologia finale del resto di supernova. E qua vedete, diciamo, che hanno forme molto diverse, e in effetti un esempio molto interessante che vedrete a continuazione è IC443, che è un resto di supernova che praticamente evolve in un mezzo molto complesso, che vedete qua, fatto di nubi atomiche e molecolare molto dense. E la morfologia finale viene stabilita di questi nubi praticamente, che è molto complessa, e la distribuzione del materiale stellare espulso ha una morfologia molto complicata, come vedete qui. Questo noi praticamente lo abbiamo riprodotto in questa simulazione che osservate, che abbiamo pure sviluppato nell'osservatorio astronomico di Palermo. Quindi praticamente la morfologia dei resti supernova ci permette di svelare la struttura e la distribuzione di massa del mezzo dove succede l'esplosione, e fornendo un identity key della vittima, che in questo caso sarebbe la stella progenitrice. Esatto, però la morfologia dei resti di supernova, oltre che dipendere dall'interazione con il mezzo ambiente, sappiamo dipendere anche da quelli che sono anisotropie che si sono sviluppate durante l'esplosione. Per esempio, questo di qua è un resto di supernova molto famoso che si chiama Cassiopea A. Sappiamo che tutte le anisotropie, la distribuzione fortemente disomogenea degli elementi chimici che costituiscono il materiale stellare, non sono dovuti ad interazione con un mezzo ambiente disomogeneo. Questo perché il resto di supernova si sta espandendo in un mezzo molto semplice, con una simmetria praticamente sferica. Questo significa che queste anisotropie si sono formate durante l'esplosione, il che significa che noi, studiando un resto di supernova, possiamo ottenere informazioni sulla causa che ha portato alla sua esplosione. Per questo motivo abbiamo sviluppato un modello di Cassiopea A che segue l'evoluzione sin dalle prime fasi subito dopo l'esplosione sino alla formazione del resto di supernova. Qui stiamo vedendo in sequenza la distribuzione degli ejecta che è stata descritta dal modello, a partire dalla parte più interna sino alla parte più esterna. In rosso vediamo un materiale ricco di ferro, in blu materiale ricco di silicio e di zolfo, e andando a visitare all'interno il modello
abbiamo un'idea di come si sia strutturata la distribuzione degli ejecta e la composizione chimica di questo resto di supernova. Questo ha fornito informazioni fondamentali per poter vincolare le caratteristiche fisiche, le caratteristiche geometriche delle anisotropie e quindi ottenere informazioni sui processi fisici che governano la supernova. Quindi, se vogliamo, otteniamo informazioni su chi è il responsabile della morte di questa stella. Un poco come in un film tipo CSI, noi ricostruiamo l'identikit della vittima e anche dell'assassino. Ma noi possiamo pure ottenere informazioni sulla natura della stella progenitrice? In effetti, diciamo, se noi, per esempio, proviamo a schiacciare oggetti diversi, noi vediamo che, come vedete qua, questi oggetti, i frammenti hanno una struttura diversa dipendendo dalla struttura di densità dell'oggetto stesso. Quindi noi dobbiamo aspettarci che la struttura della progenitrice, molto complessa, possa influenzare la dinamica dell'esplosione e quindi la morfologia del resto supernova. Quindi essenzialmente noi, guardando e studiando un resto di supernova, possiamo ottenere informazioni fondamentali sul legame che esiste tra la stella progenitrice, la supernova e quindi i processi che la governano ed il resto di supernova. Questo è quindi fondamentale perché in questo modo otteniamo informazioni che altrimenti sarebbero completamente impossibili da ottenere. Per esempio, questo modello, sviluppato sempre presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo, ha studiato una supernova osservata nel 1987, che si chiama SN1987A, e grazie a queste simulazioni che hanno legato progenitrice, supernova e resto di supernova, siamo riusciti a estrarre dal resto di supernova informazioni preziose sui processi fisici che hanno governato l'esplosione della supernova, ma anche sulla natura della stella progenitrice che abbiamo confermato essere il risultato della fusione di due stelle massicce che hanno dato luogo ad una supergigante blu che poi è esplosa dando luogo a questo incredibile oggetto che possiamo ammirare nel cosmo. E grazie al lavoro svolto dai ricercatori dell'Osservatorio Astronomico di Palermo si è così aperta una nuova finestra per poter esplorare la fisica delle supernove, dei resti di supernova, ma anche dell'evoluzione, delle fasi finali dell'evoluzione di stelle di grande massa. E diciamo che da qui nei prossimi anni ci aspettiamo notevoli progressi per quanto riguarda le nostre conoscenze in questo campo. Con questo abbiamo concluso la nostra presentazione per la morte riguardante la morte delle stelle. Se avete delle domande, noi siamo qui e saremo felici di rispondere a tutte le vostre curiosità. Bene, grazie a Salvatore e a Sabina. Quindi abbiamo visto come un vero e proprio lavoro di detective si cerca di risalire alla natura di queste grandi esplosioni di supernova che sono tra l'altro così importanti proprio per giustificare anche la vita sulla Terra, cioè affinché noi possiamo vivere, tante tante stelle sono dovute morire, abbiamo scoperto dal vostro talk. Esatto. Grazie per questa bella presentazione e adesso passiamo a un altro argomento altrettanto affascinante, che è quello dei pianeti extrasolari. È una scienza molto giovane, nata soltanto nel 1995 con la scoperta del primo pianeta extrasolare. Ora ne sono stati scoperti tantissimi, come ci racconterà fra poco Serena Benatti, un'altra ricercatrice del Osservatorio Astronomico di Palermo, al quale ho il piacere di dare subito la parola per questo nuovo viaggio affascinante tra i pianeti extrasolari. Prego Serena, a te la parola. Grazie mille. Vedete la presentazione? Sì, sì, sì. Perfetto. Buonasera a tutti, grazie.
Io sono appunto Serena Benatti, lavoro all'Osservatorio Astronomico di Palermo e vi parlerò un po', vi racconterò dei pianeti extrasolari. Però prima di arrivare sui pianeti extrasolari facciamo un giro nei nostri paraggi, insomma, a trovare i pianeti che sono i nostri vicini di casa, cioè quelli del sistema solare. Qui vedete una riproduzione in scala del nostro sistema solare, la nostra casa, più o meno in scala appunto per quanto riguarda le dimensioni tra i vari pianeti e anche la loro distanza reciproca. Noi siamo qui. Quel sassolino che si intravede è la nostra Terra, che è assieme agli altri pianeti cosiddetti interni o rocciosi del Sistema Solare, che sono a partire dal quello più vicino al Sole, Mercurio, poi Venere, poi appunto ci siamo noi e infine Marte. Poi, andando più verso l'esterno, arriviamo al regno dei giganti gassosi, quindi abbiamo il pianeta più massiccio del Sistema Solare, che è Giove, poi Saturno, Urano e infine Nettuno. E come forse sapete, la distanza che ci separa dal Sole è di circa 150 milioni di chilometri e si chiama unità astronomica. Che è un'unità di misura che viene comunemente utilizzata all'interno dei sistemi planetari proprio per misurare la distanza tra i vari pianeti e tra pianeti e stelle. Se invece volessimo misurare la distanza tra il Sole e l'ultimo pianeta del sistema solare, che è appunto Nettuno, chiaramente parliamo di distanze molto più grandi, ben 30 unità astronomiche, quindi 30 volte la distanza Sole-Terra, che convertita in chilometri è ben 4 miliardi e mezzo di chilometri. Quindi se questa distanza vi sembra grande, allora facciamo un passo in più e andiamo verso il pianeta extrasolare più vicino a noi, che, ironia della sorte, orbita proprio attorno alla stella più vicina al nostro Sole. Quindi significa che un pianeta più vicino di questo pianeta qui non esiste, non ce l'abbiamo. Si tratta di Proxima Centauri B. B è il nome che si, la lettera B è quella che di solito si aggiunge al nome della stella per nominare il pianeta, che dista solamente 4 anni luce, ovviamente solamente parlando in termini di distanze astronomiche. È chiaro che rispetto a noi, rispetto anche semplicemente al sistema solare, qui parliamo di distanze veramente molto più grandi, migliaia di volte l'estensione del sistema solare. Chiaramente questi sono numeri un po' difficili da digerire, quindi provo a dare un ulteriore contributo per vedere se si riesce a chiarire meglio la situazione. Se noi prendessimo la Parker Solar Probe, che è una sonda che è stata costruita per fare tutt'altro, però diciamo al momento è una delle sonde spaziali più veloci mai costruite, ecco, anche a bordo di una sonda così veloce impiegheremo comunque 6.000 anni per raggiungere Proxima Centauri B, cioè il pianeta extrasolare più vicino. Quindi è chiaro che parliamo di oggetti che sono molto distanti da noi, anche se in realtà se parliamo sempre in scale astronomiche, per il momento quasi tutti i pianeti extrasolari che sono stati trovati finora, e sono più di 4.000, praticamente sono tutti nei paraggi del sistema solare. Qui vedete la nostra galassia, un'immagine artistica della nostra galassia, è una galassia spirale dove c'è la freccina, c'è il nostro Sole, quindi di conseguenza noi, e quel cerchietto bianco ci indica più o meno la regione in cui sono stati trovati la maggior parte dei pianeti finora noti. Quindi, come vedete, c'è ampio spazio di esplorazione. Chiaramente le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi ancora non ci permettono di arrivare fino a più lontano rispetto a dove siamo adesso. Quindi partiamo proprio dalla definizione. La definizione di pianeti extrasolari è molto semplice, cioè sono pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole. Che sono lontani, l'abbiamo capito. Vediamo un'altra caratteristica. Come ovviamente anche i pianeti del Sistema Solare, come la Terra, i pianeti
anche i pianeti extrasolari non hanno una loro luce intrinseca, al massimo possono riflettere la luce della loro stella madre. Quindi non sono luminosi, se noi vediamo un cielo come quello che è nell'immagine, ci sono tantissime stelle, ma anche, anche quando andiamo ad osservare nei cieli più puliti, comunque le stelle più deboli non le vediamo. E la luce che ci può emettere un pianeta, che è appunto la luce riflessa della sua stella, è miliardi di volte più debole rispetto alla luce della sua stella. Quindi è come cercare, di solito si fa il confronto, cercare un moscerino, una falena che vola davanti o vicino a un lampione molto forte. Quindi più o meno questa è il confronto. Quindi, oltre ad essere lontani, sono, diciamo, invisibili. Un'altra caratteristica che io ho messo qui sono insoliti, e adesso andiamo a capire perché. Come ha detto anche il direttore, 25 anni fa, giusto 25 anni fa, c'è stata la prima scoperta di un pianeta extrasolare attorno a una stella di tipo solare, molto simile al Sole, che è 51 Pegasi. E questa è stata, diciamo, una scoperta rivoluzionaria che è stata effettuata da questi due ricercatori che vedete nella foto. Sono due ricercatori svizzeri, Didier Queloz e Michel Mayor, che proprio grazie a questa scoperta hanno vinto l'anno scorso il premio Nobel per la fisica. E perché è stata una scoperta rivoluzionaria? 51 Pegasi B, che è appunto il pianeta attorno a 51 Pegasi, è un cosiddetto hot Jupiter. Cosa significa? Letteralmente dall'inglese Giove caldo, ed è abbastanza facile capire perché è stato chiamato così. Perché infatti questa classe di pianeti è praticamente somiglia molto, è proprio un nostro Giove, solo che mentre Giove dista 5 unità astronomiche dal nostro Sole, quindi dalla sua stella, e impiega 12 anni per fare un giro completo della sua orbita attorno al Sole, questi pianeti impiegano al massimo 10 giorni per compiere un'orbita completa. E nel caso di 51 Pegasi il periodo orbitale è di 4 giorni. Quindi ovviamente, essendo così vicini alla loro stella, le temperature raggiunte alla superficie di questi pianeti sono estremamente calde, fino a migliaia di gradi. Ma non solo pianeti giganti, anche pianeti di tipo roccioso, vengono chiamati superterre, perché sono pianeti che hanno masse tra 1 e 10 masse terrestri, quindi sono al massimo un po' più grandi della nostra Terra. E anche se sono state trovate orbitare attorno alle loro stelle, entro un'orbita molto molto stretta, molto vicina. Scusate. Sono stati trovati anche sistemi di superterre molto vicine tra loro. Cosa significa? Se vedete questo diagramma, sono stati inseriti alcuni sistemi extrasolari, incluso anche il nostro sistema solare come riferimento, che è quello in alto che ho evidenziato in bianco. Come vedete, quindi è tipo l'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio. Come potete vedere, la maggior parte dei pianeti che sono stati trovati all'interno di questi sistemi planetari sono tutti contenuti, le loro orbite sono tutte contenute all'interno dell'orbita di Mercurio, che nel nostro sistema solare è il pianeta più vicino al Sole, mentre in tutti quegli altri sistemi che vedete qui sono invece molto più vicini. Quindi dove sta la rivoluzione nella scoperta del primo pianeta extrasolare, e che poi appunto ha dato il via ad un filone di ricerca che oggi è molto molto attivo? Che il nostro sistema solare non era più il modello per tutti gli altri sistemi planetari che esistono nella nostra galassia, intanto, in generale nell'universo. I pianeti come gli hot Jupiter, le superterre calde, non esistono nel sistema solare, quindi sostanzialmente è stata scoperta una vastissima varietà di pianeti e di sistemi. E quindi ad oggi una delle domande fondamentali a cui le scienze esoplanetarie cercano di rispondere è qual è l'origine di questa varietà e soprattutto come fare a individuarla.
Un modo semplice, diciamo semplice in principio, poi molto difficile nella pratica, è lo studio dei pianeti giovani, cioè i pianeti poco dopo la loro formazione. Perché è importante andare a vedere i pianeti giovani? Perché in realtà la maggior parte dei pianeti che noi conosciamo, ripeto, sono più di 4.000, quasi tutti orbitano attorno a stelle piuttosto vecchie, comunque mature, che hanno più o meno l'età del Sole, quindi circa 5 miliardi di anni, come ci hanno appena detto i miei colleghi poco fa. Quindi a 5 miliardi di anni un sistema planetario, un pianeta, si è ovviamente evoluto e quindi ha perso la maggior parte delle sue proprietà che aveva quando era ancora un bambino, diciamo. E quindi è importante riuscire a capire qual è il punto di partenza dell'evoluzione di questi sistemi e che quindi è un elemento importante che ci permette di capire come sono evoluti e come siamo arrivati a tutta la varietà di sistemi e di pianeti che vi ho appena mostrato. Ci sono diversi modi per studiare i pianeti giovani. Uno direi che è il metodo più affascinante, non, anche se però è il più complicato, il più difficile. Nonostante io prima vi abbia detto che i pianeti extrasolari sono invisibili, lontanissimi, eccetera, in realtà c'è la possibilità di osservarli direttamente. Infatti quella che qui sembra una pallotta gialla nella figura è esattamente l'immagine, la fotografia di un vero pianeta extrasolare. È il pianeta che orbita attorno a questa stella che si chiama HIP 65426, una stella di 14 milioni di anni, quindi astronomicamente parlando piuttosto giovane. Dietro questa immagine, che sembra molto semplice, in realtà ci sono anni, forse anche decenni, di studi, di avanzamenti tecnologici, di processamenti molto sofisticati dei dati al telescopio. Notate ad esempio anche la dimensione del telescopio utilizzato per ottenere questa immagine, la dimensione dello strumento che ha permesso di ottenere questa fotografia, che sembra appunto molto semplice, ma in realtà ci vuole tanto lavoro dietro. Perché, come vi ho detto prima, la differenza di luminosità tra il pianeta e la sua stella è miliardi di volte, il pianeta miliardi di volte più debole, e infatti il bollino nero che è qui sostanzialmente è il risultato di tutti questi studi che hanno permesso di eliminare in qualche modo il contributo così forte della stella a livello appunto di luminosità. Quindi questo pianeta, invece che essere immerso nell'alone della sua stella, è stato finalmente trovato. Chiaramente parliamo anche di pianeti abbastanza lontani, vedete qui 90 unità astronomiche, quindi questo pianeta è molto lontano, ma questo tipo di ricerca trova appunto questo tipo di pianeti. Un altro modo, forse meno affascinante ma più efficiente, perché i metodi indiretti permettono di trovare molti più pianeti. I metodi indiretti sono quelli che ci permettono di trovare un pianeta andando a studiare gli effetti che il pianeta ha sulla stella. Appunto, ogni volta che il pianeta passa davanti alla sua stella si nota una diminuzione della sua velocità, della sua luminosità, e si osservano delle curve di luminosità fatte più o meno tutte allo stesso modo, come quelle che vedete qui. In questo caso, grazie al metodo dei transiti, è stato possibile trovare quattro pianeti attorno a una stella piuttosto giovane di 20-30 milioni di anni, che si chiama V1298 Tauri, che è un oggetto particolarmente di moda in questo periodo. E infine c'è un altro metodo, sempre indiretto, che va a misurare il movimento della stella causato dalla presenza del pianeta, perché entrambi i corpi orbitano l'uno attorno all'altro, e quindi in questo caso utilizziamo non la luce ma la variazione della velocità della stella rispetto alla linea di vista, quindi esattamente il suo moto.
E allora invece che avere questo tipo di curva, noi troviamo una curva più sinusoidale che ha comunque un andamento periodico e praticamente ci fa da spia per riuscire a capire che lì c'è, lì attorno a questa stella c'è un pianeta. Ok, ormai ho finito, voglio solo concludere con questa slide che prova un po' a così riassumere tutti o in parte, la maggior parte dei progetti in cui l'Osservatorio di Palermo è impegnato. Si tratta sia di progetti che riguardano osservazioni da terra, soprattutto da terra, ma anche dallo spazio. Qui ci sono alcuni nomi di alcuni consorzi in cui siamo pesantemente coinvolti, in particolare con le osservazioni dal TNG del Telescopio Nazionale Galileo, che è il telescopio italiano dell'INAF più grande al mondo. Poi ci occupiamo anche dello sviluppo di missioni spaziali, sia dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto dal punto di vista scientifico, la creazione di cataloghi, per esempio, per l'input catalog di Plato, che sarà una missione che cercherà pianeti utilizzando il metodo dei transiti, quello dell'eclissi, diciamo, quello che vi ho fatto vedere poco fa. E poi vorrei menzionare in particolare Ariel, visto che da pochi giorni è stata adottata ufficialmente dall'ESA, che è una missione che permetterà di osservare le atmosfere planetarie. Anche questo purtroppo non ho avuto molto tempo per parlarvene, farà appunto osservazioni di atmosfere planetarie e l'Osservatorio di Palermo è molto coinvolto da questo punto di vista. Di vista. Infine abbiamo anche lavori sulla modellistica, in particolare delle atmosfere planetarie, perché cioè, che comunque sono dei lavori estremamente importanti per capire l'evoluzione delle atmosfere planetarie. Qui ho messo anche un po' di nomi delle persone che sono più o meno coinvolte nel gruppo degli esopianeti, come vedete è un gruppo abbastanza nutrito. E basta, credo di aver esaurito il tempo a disposizione, quindi grazie per l'attenzione e scusate. Bene, grazie Serena per questo affascinante excursus sui mondi extrasolari. E tra l'altro, diciamo, è un peccato che non c'è stato tempo, magari in una prossima occasione approfondiremo anche la tematica delle atmosfere che tu hai accennato alla fine, e che ci porta, diciamo, dritti dritti sulla tematica, diciamo, molto affascinante dei pianeti abitabili, cioè quali fra questi mondi possono effettivamente ospitare della vita. Noi a Palermo siamo, appunto, come ha detto Serena, abbiamo questo gruppo molto forte che si occupa proprio di questa missione spaziale Ariel, che lei ha citato, dedicata proprio allo studio delle atmosfere e dalla quale ci attendiamo delle grandi, grandi novità proprio nel campo dello studio dei pianeti extrasolari abitabili, un campo veramente molto affascinante su cui avremo sicuramente, diciamo, delle scoperte nei prossimi anni molto, molto belle, eccezionali. Bene, ora veniamo all'ultima parte, all'ultimo seminario di questa parte. Come vi dicevo, un seminario un poco, diciamo così, sui generis. Si tratta di parità di genere e inclusione nella scienza, una tematica di cui, diciamo, vado particolarmente fiero del fatto che alcuni nostri colleghi se ne occupino e ne parlino. Avete visto che noi abbiamo tante colleghe donne che vi hanno parlato anche oggi della ricerca che si fa a Palermo, all'Osservatorio Astronomico, ma il mondo della scienza, ahimè, è ancora un mondo che è purtroppo ancora un po' troppo maschile. Per cui, diciamo, anche per questi motivi, diciamo, noi siamo impegnati a portare avanti proprio questo tipo di tematiche per incentivare sempre più, specialmente i giovani, gli studenti e gli studenti di sesso femminile, a intraprendere carriere scientifiche, perché ne abbiamo un gran bisogno. Quindi do ora la parola a Sara Bonito, Serena Benatti e Salvatore Orlando, che ci parleranno di inclusione nella scienza. Prego Sara, a te la parola. Grazie. Allora, condivido il mio schermo, per favore confermatemi che vedete la slide.
Vedete la slide? No, 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 ancora, no, ancora non no. La vediamo. Ancora? Allora. Riprovo a condividerlo. Lo vedete? No, ancora no. Allora, un attimo. Riprovo di nuovo. Ecco, ora sì. Adesso ora sì. Sì, sì. Vai. La vedete in formato presentazione? Sì. Ok. Sì, sì. Bene. Bene, allora, sì, io adesso vi parlerò di inclusione nella scienza. Come dicevo prima, sono una ricercatrice all'Osservatorio Astronomico di Palermo, mi occupo di stelle giovani, come avete visto se avete seguito l'inizio di questa sessione. Insieme alla fine di questa mia breve presentazione interverranno pure i colleghi Serena Benatti e Salvatore Orlando, che vedrete coinvolti in alcuni di questi progetti. Io vorrei innanzitutto far passare alcuni messaggi. Il primo è che parlare di inclusione nella scienza è anche parlare di scienza. Infatti, negli ultimi anni anche l'Unione Astronomica Internazionale ha deciso di dedicare alcuni dei suoi simposi scientifici proprio all'argomento dell'inclusione nell'astronomia, in particolare nel nostro campo, nel contesto dei 100 anni dell'Unione Astronomica Internazionale. L'anno scorso, infatti, a Tokyo si è tenuto un simposio proprio sull'inclusione nell'astronomia. Dall'altra parte, negli Stati Uniti, quest'anno, all'interno della collaborazione con l'osservatorio intitolato a Vera Rubin, il primo osservatorio americano intitolato a una donna astronoma, abbiamo costituito un gruppo sulla giustizia, equità, la diversità e l'uguaglianza per l'inclusione alle attività scientifiche, con lo scopo di ottenere fondi destinati alle minoranze, includere le minoranze proprio nelle attività scientifiche, negli Stati Uniti principalmente in quelli che vengono chiamati historically black college, ma anche in istituti simili in altri paesi come il nostro, per organizzare anche congressi laddove i partecipanti si possono sentire al sicuro. E abbiamo anche aderito in una giornata di lavoro scientifico il 10 giugno di quest'anno allo shutdown STEM, cioè allo sciopero nella scienza, proprio per aderire allo sciopero di Black Lives Matter. L'altro messaggio che voglio trasmettere è che questo argomento è molto complesso, quindi in questa mezz'ora, anche meno, in cui potremo discutere di questo argomento, non riusciremo comunque ad andare a fondo a tutti i dettagli. Anzi, direi che questo non è un argomento, ma sono tanti argomenti diversi e tutti molto complessi. Quindi, volutamente, io adesso voglio darvi una panoramica di alcuni dei tanti argomenti che costituiscono l'inclusione nella scienza. Uno di questi è, per esempio, la salute mentale. Qualche anno fa, a un congresso internazionale a Liverpool, ho incontrato una studentessa che adesso è una ricercatrice, Kate Fornell, che ha pubblicato sulla prestigiosa rivista Science un bellissimo articolo su appunto rompere il silenzio sulle malattie mentali. Qui riporto alcune sue parole in originale, in inglese, dove lei esprime la difficoltà che ha provato nel parlare di questo, perché temeva ripercussioni negative, soprattutto sul suo lavoro, cioè sul fatto che, sul timore che nessuno le desse l'opportunità di un impiego nel futuro proprio a causa della malattia mentale. Invece, proprio a questo seminario di 2 anni fa a Liverpool, al quale ho assistito, lei ha sperimentato come aprirsi agli altri, le ha permesso di incontrare applausi, parole calde, ad abbracci e di persone che la ringraziavano e che decidevano di iniziare loro stesse a condividere le proprie esperienze. E volevo fare notare come, per esempio, alcuni scienziati importantissimi alla storia, come George Ellery Hale, il fondatore di The Astrophysical Journal, la rivista scientifica internazionale dove tutti noi pubblichiamo,
soffriva proprio di, era proprio bipolare. Quindi questo non deve precludere una carriera scientifica. Sempre a questo congresso internazionale scientifico si è parlato di temi sull'inclusione della scienza e la studentessa Ashley Splender, che adesso è postdoc in Gran Bretagna, ed è una era una studentessa, adesso una postdoc in Gran Bretagna della comunità LGBT, ha voluto condividere con noi il fatto che in un ambiente non inclusivo, dove si è costretti a non essere se stessi, si soffre un livello di stress alto, ansia, paura di bullismo e si medita di lasciare la carriera scientifica. Invece se dove lei può sentire di essere se stessa in un ambiente inclusivo, si migliora non solo abbassando i livelli di ansia e sentendosi meglio, ma anche lavorativamente. Lei qua ha messo i simboli dei dollari perché appunto si può guadagnare e non si decide di lasciare la carriera perché si può essere di successo in una squadra inclusiva. Noi dell'Osservatorio Astronomico di Palermo e anche dell'Istituto Nazionale Astrofisica in generale ci occupiamo da anni di tematiche sull'inclusione della scienza. E qui vi faccio vedere la pagina del nostro istituto, in particolare quella del Comitato Unico di Garanzia, dove potete trovare tanto materiale di approfondimento. La collega di Napoli, Ilaria Musella, che fa parte del comitato, sta raccogliendo materiale di approfondimento proprio sul tema dell'inclusione nell'astronomia e nella scienza in generale. E anche il notiziario online del nostro istituto, che si chiama Media INAF, da anni si occupa di questa tematica. Poi faccio vedere a sinistra un articolo sul lavoro pubblicato su Nature Astronomy l'anno scorso, dove si sottolinea che l'inclusione delle minoranze, delle donne, astronomi disabili, minoranze etniche, della comunità LGBT, permette di avere successo, di avere un team di successo in lavori scientifici. E qui a destra un lavoro molto recente della collega di Napoli, Laura Inno, anche questo su Nature Astronomy di quest'anno, sulla relazione tra il lockdown durante questa pandemia in corso e la parità di genere. Come vi dicevo, noi dell'Osservatorio Astronomico di Palermo ci occupiamo da anni di progetti proprio sull'inclusione della scienza, come anticipava pure Fabrizio, il direttore, e sulla parità di genere per superare gli stereotipi. Alcuni sono seminari come questo, sia di divulgazione, sia durante congressi scientifici internazionali, ma anche collaborazioni con progetti internazionali come la NASA o osservatori di futura generazione, ma anche con associazioni, scuole. Vorrei farvi vedere per esempio un primo progetto che è la resa 3D su mappe tridimensionali a partire da immagini astronomiche. Noi astronomi lavoriamo con immagini, però è possibile rendere le immagini sotto forma di mappe tridimensionali per includere anche astronomi o studenti ipovedenti. Io ho conosciuto Nick Bonn, che è proprio l'autore di questo progetto Tactile Universe, che è un astronomo ipovedente, è un astronomo di successo e che ha convertito in mappe a rilievo tridimensionale immagini astronomiche di vari oggetti. E anche la NASA si interessa di questo e ha infatti riprodotto dei modelli stampati o stampanti 3D ad alta risoluzione che richiedono oltre 30 ore di stampa nelle stampe 3D per catturare tutti i dettagli di questi sistemi complessi. A destra vedete per esempio una stampa 3D di una regione di formazione stellare, quello di cui mi occupo più in dettaglio. Questi sono proprio famosi pilastri della creazione nella nebulosa dell'Aquila. E a sinistra vedete il resto di supernova SN1987A, su cui poi chiamerò Salvatore Orlando a intervenire proprio su questo, e il motivo è che queste stampe 3D della NASA sono nate proprio
da un lavoro dell'Osservatorio Astronomico di Palermo a guida di Salvatore Orlando e altri colleghi dell'osservatorio. E, come vedete, proprio l'origine di questo articolo è stato pubblicato, è stato stampato in 3D proprio dalla NASA e può essere utilizzato per studenti e per astronomi ipovedenti. Un altro tema su cui abbiamo lavorato molto all'Osservatorio Astronomico di Palermo è anche la parità di genere. L'UNESCO pochi anni fa, nel 2016, ha istituito la prima giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che viene celebrata ogni anno l'11 febbraio. Anche quest'anno, infatti, l'11 febbraio del 2020, c'è stato un messaggio da parte dell'UNESCO perché il mondo, leggo questo messaggio, non può privarsi del potenziale, l'intelligenza e la creatività di migliaia di persone, cioè delle donne nella scienza, e quindi l'umanità ha tutto da guadagnare nell'inclusione di queste migliaia di persone e così anche la scienza. E ancora una volta cito la NASA, perché la NASA si rende conto che una comunità grande e anche un giro di soldi importanti si ha quando si parla dei telescopi proprio della NASA, con un progetto per ridurre la disparità di genere. L'unconscious bias, cioè il bias inconscio che tutti noi abbiamo, donne e uomini indistintamente, magari non può essere totalmente eliminato, ma si deve gradualmente ridurre, e la NASA ha deciso, per esempio, a partire dal 2018, di provare a ridurre la disparità di genere con quello che viene chiamato doppio cieco, cioè la commissione che giudica le proposte per l'utilizzo dei suoi telescopi, tra cui per esempio Hubble, questo è un esempio proprio del telescopio Hubble, sia la commissione sia i proponenti sono anonimi a partire dal 2018. In questo grafico si vede che tutti gli anni precedenti in cui non c'era questo doppio cieco, le proposte di successo degli uomini, qui indicate in blu, erano sempre maggiori di quelle delle donne, qui indicate in giallo, mentre nel 2018, da quando si è iniziato il doppio cieco, si è avuto il superamento di successo di proposta da parte di proponenti donne. E questo, la disparità di genere esiste in generale, non solo nell'astronomia, di cui vi ho fatto questi esempi adesso. Qui vedete un riepilogo delle donne che hanno vinto premio Nobel in fisica, chimica, medicina, letteratura, pace, economia, e vedete sul totale si riducono a numeri veramente molto bassi. Un esempio, nella fisica, su 216 premiati solo 3 hanno vinto il Nobel. Questo non è aggiornato, qua c'è un aggiornamento degli ultimi anni. Per esempio nella chimica e nella fisica negli ultimi anni in effetti sono state altre donne che aumentano di poche unità comunque il totale delle donne che hanno vinto il premio Nobel, in particolare 2 anni fa Dana Strickland, che partecipa pure a un movimento nazionale della Società di Fisica Americana che si chiama Step Up, in cui durante questa pandemia ci hanno permesso di avere delle teleconferenze remote con premi Nobel che rappresentano la comunità femminile nella scienza. Però appunto negli anni comunque ci sono tante donne che avrebbero potuto vincere il Nobel in medicina, chimica, fisica e che non l'hanno vinto. Voglio soltanto soffermarmi per esempio in Jocelyn Bell Burnell, che negli anni 70 non ha vinto il premio Nobel per la scoperta delle pulsar, però 2 anni fa ha vinto un prestigiosissimo e anche dal punto di vista monetario molto ricco premio, il Breakthrough Prize in fisica. Volevo farvi vedere, ho trovato da poco queste notizie, ma un po' sorpreso, che in importantissimi giornali, quando a vincere il premio Nobel è una donna, tipicamente nel titolo non viene nemmeno dato il nome o il titolo accademico, in questo caso la professoressa. Si dice Nobel Prize for British Wife, cioè ha vinto il Nobel una moglie.
Questa cosa è successa anche per l'economia, il The Economic Times ha fatto altrettanto quando hanno vinto una coppia marito e moglie. Il titolo si riferisce al nome del marito, ma la donna è citata come wife. Tra l'altro usano pure wins al singolare, anziché win, che sono due a vincere, come se fosse il soggetto soltanto il professore a vincerlo. Infatti c'è questa notizia che è uscita e purtroppo non stiamo parlando degli anni 60 come nel caso precedente, ma l'anno scorso. Come vi dicevo, all'Osservatorio Astronomico di Palermo abbiamo in questo campo fatto dei progetti. Uno di questi è le cartoline illustrate di donne nella scienza, come Jocelyn Bell Burnell, che avrebbe potuto vincere il premio Nobel e che, alla quale ho avuto il piacere di consegnare questa nostra cartolina di Palermo proprio a un meeting qualche anno fa. Tra le varie attività che facciamo ci sono congressi internazionali scientifici dove parliamo di queste attività. Questo è per esempio un congresso internazionale organizzato da noi, l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Qui vedete, questa è la sala Mattarella del Palazzo Reale, dove si trova fisicamente l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Abbiamo tenuto un blog sulle donne astronome. Abbiamo partecipato a tutti gli anni al giorno dedicato alle donne e alle ragazze nella scienza, e qui potete vedere alcuni link in collaborazione col telescopio di futura generazione Atena. Questo è per esempio uno screenshot proprio di uno di questi video con alcune donne dell'osservatorio astronomico che hanno aderito. E collaboriamo da diversi anni anche con un'associazione Onlus sui disturbi dell'alimentazione, contro la violenza e contro ogni tipo di stereotipi. E abbiamo partecipato sia a eventi con delle scuole per informare, sia a un calendario. E qua vorrei farvi vedere brevemente un video che abbiamo realizzato proprio da poco, in occasione 2 giorni fa della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E qui trovate alcune donne dell'osservatorio astronomico che hanno collaborato al progetto e che si trovano pure nella canzone che state sentendo in sottofondo. Sono la canzone purtroppo non si sente, ma si vede il video. Non si sente? No, la canzone no. In questa canzone le donne raffigurate hanno o suonato o cantato, partecipato al coro anche di questo brano di un gruppo di astronomi dell'Osservatorio Astronomico di Palermo. Volevo concludere soltanto con prospettive future. La vicepresidente degli Stati Uniti, la vicepresidente Harris, nel suo discorso ha citato proprio il fatto che le ragazze, soprattutto le ragazze giovani che vedranno adesso questi esempi, un esempio come lei, potranno capire che, come cito proprio le sue parole, lei ha dichiarato che mentre lei può essere la prima donna nell'ufficio della vicepresidenza americana, sicuramente lei è certa che non sarà l'ultima. E quindi, con questo messaggio positivo per il futuro, io vi ringrazio e interrompo la presentazione. Grazie Sara, volevi dare la parola a Serena Osaldo? Sì, esatto, io volevo dire proprio questo, che come avete visto, sia per quanto riguarda i modelli 3D che includono gli studenti, i futuri studenti o i ricercatori astronomi ipovedenti da una parte, sia la parità di genere, soprattutto quest'ultimo progetto che vi ho fatto vedere, il video che abbiamo realizzato adesso, in questi due casi sono stati proprio direttamente coinvolti e da diversi anni Salvatore Orlando e Serena Benatti. In realtà anche altre persone che adesso vedo qui collegate, come Laura Leonardi, Laura D'Aricello, ma anche Sabina Samucic, per cui sì, se volete dare un vostro
contributo, alla vostra esperienza. Su questo lascio la parola a voi. Bene, vai Totò allora a questo Vabbè, punto. comincia Totò. Vabbè, allora io diciamo che effettivamente ha detto tutto Sara, quindi io veramente ho poco da aggiungere. E io onestamente devo dire che inizialmente non avevo pensato alla possibilità che i modelli che noi utilizziamo per fare ricerca scientifica potessero anche essere utilizzati per aiutare persone, per esempio, ipovedenti. E per me è stata una sorpresa estremamente piacevole. È avvenuto un po' per caso, dicevo. Io praticamente ho chiaramente il modello è stato sviluppato originariamente per studiare SN1987A, un modello magneto-idrodinamico tridimensionale. E dopodiché sono stato contattato dalla NASA e da lì si è aperto un mondo perché ho scoperto che a partire da questi modelli si possono fare delle stampe 3D e la NASA ha avviato un programma di inclusione che prevede la costituzione di kit che contengono alcuni modelli e devo dire che sono anche abbastanza orgoglioso che dei quattro modelli che mi pare sono quattro modelli che sono inclusi in questi kit della NASA che vengono distribuiti in occasione di eventi di divulgazione scientifica o eventi che riguardano l'inclusione, ben due di questi modelli, quindi il 50%, sono stati sviluppati qui da noi a Palermo. Io posso fare vedere un breve video che mostra, allora condivido lo schermo. E allora dovrebbe essere questo di qua. Allora, questo di qua è un video dove io essenzialmente, vabbè, parlo io, sto descrivendo qui descrivo questi modelli. In particolare, loro hanno utilizzato, alla NASA hanno preso due di questi che riguardano uno, una nova, vabbè, per ora vediamo, è ripartito un po' da capo, faccio andare un po', ecco qua, ecco qui, il primo modello che è questo rappresenta l'esplosione di una nova e il modello fa vedere in giallo il materiale che è stato espulso dall'esplosione, mentre in grigio mostra l'onda d'urto che si è generata. Questo invece è il resto di supernova SN1987A di cui ha già parlato Sara. Questo di qui è un modellino e questo di qua appunto permette di tenere in mano una stella che è morta, in questo caso il resto della stella, e toccandolo, chi ha difficoltà a vedere quello che noi possiamo vedere, ha la sensazione riesce a ricostruire riesce a ricostruire la struttura, riesce a comprendere la struttura che hanno questi oggetti dell'universo. Quindi questo significa non escludere una parte dell'umanità dalla conoscenza che si può acquisire studiando qua posso stopparlo, studiando questi modelli. Ma anche dal piacere di poter vedere la complessità che possono avere questi modelli e comprenderne anche il funzionamento. A partire da questo, io parlando anche con altri colleghi, si è pensato che ad un certo punto anche noi qui a Palermo, in cui abbiamo sviluppato diversi modelli che riguardano vari aspetti, vari fenomeni astrofisici, che vanno dalla formazione stellare, come abbiamo visto durante tutta la giornata, agli esopianeti, alle strutture del Sole che si trovano sul Sole, alla fine di stelle sotto forma di resti di supernova e così via dicendo, possiamo un po' emulare quella che è stata l'iniziativa della NASA e proporre qui in Italia, probabilmente per la prima volta, almeno in ambito astrofisico,
questo un'attività di inclusione per chi è ipovedente. A parte che devo dire, al di là, diciamo, del fatto che questa cosa può essere molto utile per chi è meno fortunato di noi, questi oggetti possono anche essere utilizzati per coinvolgere i più giovani, visto che questi oggetti si possono tenere in mano e magari far comprendere in maniera semplice concetti che possono pure sembrare un po' astratti, un po' astrusi, e quindi devo dire che ci sono diversi risvolti positivi che si possono ottenere. Devo dire un ultimo commento, non avevo visto, io conoscevo l'attività di Sara, avevo già visto alcune sue presentazioni, non avevo visto la notizia sconcertante che nel 2019, quindi significa ieri, ancora in un paese occidentale si dà la notizia che il premio Nobel sia stato vinto da il signor Taldetali e la moglie. Devo dire che, mentre magari posso aspettarmelo negli anni 60, dove ancora il livello di civiltà era di consapevolezza, di inclusione, era ancora un po' arretrato, ma devo dire è sorprendente che ancora oggi, 2019 e oggi, si assiste a notizie veramente di questo tipo. Devo dire, sono rimasto sconcertato. Questo è quello che volevo aggiungere. Non credo. Bene, grazie, dottore. Grazie, do la parola ora a Serena. Prego. Sì. Volevo solo aggiungere che in effetti questo tipo di notizie... Termine Serena, poi ti do la parola, Sabina. Ah, vabbè, era un commento solo riguardo a questo che ha detto Salvo. Semplicemente volevo dire che in effetti questa notizia ci fa capire che questo tipo di iniziative che ha presentato Sara sono ancora necessarie. Assolutamente. Sì. Vai, Serena. Assolutamente sì. Sì, ma per quanto riguarda me, riprendo il concetto appena detto da Totò, da Salvo, sul fatto che, allora, io appunto ho partecipato alla registrazione della canzone scritta da Sara, la canzone degli X-ray che avete, insomma, siete riusciti un po' a sentire poco fa nel video. E anche in quel caso, vabbè, si capisce che io non sono siciliana, io sono arrivata a Palermo un anno e mezzo fa, quasi due, e devo dire che mi sono sentita subito a casa nell'osservatorio, e una delle persone che appunto ha contribuito a questa sensazione è stata proprio Sara, e poi tutto il gruppo delle ragazze del coro con cui appunto poi abbiamo registrato la canzone. E per cui per me, che insomma mi piace molto ascoltare e fare musica, arrivare qui e avere l'opportunità di continuare a questa passione anche con dei nuovi amici, dei nuovi colleghi di lavoro, chiaramente mi ha fatto molto piacere. E quindi qualcosa che era nato come un passatempo, non so come dire, coltivazione di nuove amicizie, coltivazione della passione, eccetera, e quando poi appunto abbiamo saputo che questa canzone in particolare rientrava poi nelle iniziative dell'associazione di Nadia Donna Donna, viste le tematiche che comporta, che mi stanno molto a cuore, chiaramente è una cosa che mi ha fatto ancora più piacere, cioè era un valore aggiunto a quello che stavamo facendo. E quindi, ecco, più o meno questo era quello che volevo dire. Grazie Serena. Quindi, grazie Sara, grazie a tutte le persone che hanno collaborato. Bene, grazie a te di essere con noi. Bene, grazie a te. Questo
Questo, diciamo, chiude questa sessione di seminari. Come avete visto, diciamo, quest'ultimo argomento è stato davvero molto, molto interessante, insomma, per tutti. Io penso che, diciamo, se continuiamo a essere escludenti, noi ci perdiamo delle menti che possono contribuire alla conoscenza. Il nostro lavoro è profondamente di tipo, come dire, creativo e intellettuale, quindi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di tutte le menti, delle minoranze, ma anche nel caso delle donne, delle maggioranze abbiamo bisogno, perché sono effettivamente la maggioranza, e abbiamo bisogno veramente di tutti per poter sviluppare quella ricerca creativa, scientifica e tecnologica di cui abbiamo oggi, diciamo, tantissimo bisogno, come anche gli avvenimenti che stiamo vivendo ci dimostrano. Bene. A questo punto si chiude questa parte, io ringrazio tutti i colleghi intervenuti.